abbiamo visto un'altra volta come si trova la temperatura di equilibrio se abbiamo due corpi M1 ed M2 a temperature diverse, con valori specifici diversi. La temperatura all'equilibrio è semplicemente la media delle temperature dei due corpi, sono due, degli n corpi sono n, pesata con le capacità termiche, quindi P1, M1, P1, più, oggi appena sono qualche scherzetto, C2, M2, P2, fratto C1, M1, più C2, M2, devo ripetere C piccolo è il calore specifico, M è la massa. D'accordo? Questo nell'ipotesi che il calore ceduto da un corpo è esattamente uguale a quello acquisito dall'altro, cioè che il calore scambiato, effetti speciali, il calore scambiato di un corpo e quello del secondo siano in totale nulli, non ci siano dispersioni di calore nell'ambiente, cosa che vale approssimativamente, solo se il tempo in cui avviene l'equilibrio è abbastanza breve. Oggi vediamo di completare questa parte vedendo quali sono i processi con cui si trasmette il calore. E prendiamo come esempio il caso in cui abbiamo il primo processo di trasmissione è questo. Supponi di avere una barra di ferro, di metallo, e di metterla sul fuoco, quindi appoggiarla su una sorgente di calore. In questo caso, in questo estremo, la temperatura sale e a breve, se a questo certo tempo, se voi impugnate la barra dall'altra estremità, cominciate a sentire che la barra scotta. Okay? Questo si descrive dicendo che c'è una propagazione del calore dall'estremità a temperatura maggiore, chiamiamola T1, verso T2, cioè un flusso di calore. Dove si trasmette attraverso il corpo, in questo caso la barra di metallo. Dal punto di vista microscopico sappiamo cosa succede. La struttura atomica del metallo nella regione esposta al fronte di calore, aumento di temperatura, cioè l'energia cinetica media degli atomi di articolo cristallino comincia a oscillare più rapidamente. Molto semplicemente questo si è reticolo, in ogni torino ci sono pezzate degli atomi, questi hanno un moto oscillatorio attorno a una funzione di equilibrio, a questo moto è associata l'energia cinetica media e quindi la temperatura. Quindi se gli atomi che sono a contatto con il centro di calore oscillano più rapidamente, urtano gli atomi più vicini durante le loro oscillazioni. E questo fa sì che l'acquisizione di energia cinetica di oscillazione, di oscillazione di equilibrio da parte degli atomi vicini alla fiamma, si trasmetta anche al resto del corpo. Quando il calore si propaga in questo modo,
si dice che c'è propagazione del calore per conduzione. Cioè per dire che posso notare un sinonimo per contatto, quindi il calore si propaga senza che ci sia spostamento di materia, ma solo per contatto. Ok? Se immaginiamo, che mi fanno un altro disegno, immaginate di avere un dettaglio. Questa è una sezione, una parte della nostra sbarra di metallo che sia lunga D e S sia la sua superficie, la sezione. Supponete che la faccia 1 sia temperatura T1, la faccia 2 sia temperatura T2. Quindi questa faccia viene mantenuta a temperatura maggiore, per esempio, perché è vicino a una fiamma o qualsiasi cosa. Allora la propagazione, la trasmissione, meglio, del calore è regolata e descritta da questa quantità, da questa equazione. La quantità di calore delta Q che si propaga, che si trasmette attraverso la sezione dell'oggetto nel tempo delta T è data da un coefficiente lambda, mi pare, un coefficiente che dipende dal tipo di materiale, che si chiama coefficiente di conducibilità termica, per moltiplicato per la sezione, cioè l'area della faccia esposta alla sorgente termica dell'oggetto in questione, diviso la distanza tra le due facce di cui misuriamo la temperatura, per la differenza di temperatura, chiamiamola T2 meno T1, se volete preferite delta T. Tanto maggiore la differenza di temperatura, tanto più calore si propaga, tanto più grande la faccia esposta, tanto più calore si trasmette, tanto più lontane sono le due facce, tanto meno calore si trasmette. Ok? Questo, quindi se mi interessa il calore che si trasmette in un certo quantità di tempo, basta che moltiplico questa grandezza per quanto tempo è trascorso. Mentre lambda dipende dalla sostanza, il rame avrà la sua, il ferro la sua, l'oro la sua, eccetera. Tutto chiaro? Invece nel caso, questo è quello che avviene se c'è conduzione, cioè se si propaga per contatto. Se invece torniamo al caso delle due acque, quella calda e quella fredda, mescolate nella bacinella, o meglio ancora il modo in cui si riscalda la stanza, adesso forse no, ma d'inverno sì. Supponete di avere quel muro, qui c'è il termosifone, la temperatura è molto elevata quando si accende il termosifone, molto elevata rispetto al resto. Allora l'aria vicino al termosifone assorbe calore, aumenta la sua temperatura,
si espande, l'equazione di stato dei gas, se T aumenta, V aumenta, la pressione costante, e quindi diminuisce di densità e per effetto della legge della spinta di Archimede si sposta verso l'alto. Quindi qui a T elevata si sposta verso l'alto e al suo posto viene richiamata dell'aria a temperatura più fredda. Per cui si crea un moto, l'aria si mette in movimento. Non è raro che vedete sempre, qualche volta in aula vedete il calendario, c'è qualcosa di appeso sul termosifone, questo svolazza, proprio perché c'è moto di aria. In questo modo il calore si trasmette a tutta la stanza, ma perché ci sono moti, cioè l'aria fisicamente, macroscopicamente si sposta, cioè masse d'aria si spostano. Quando questo accade il calore si trasmette per convezione. E questi moti prendono il nome di moti convettivi. Così come se mettete dell'acqua a scaldare, l'acqua si muove, okay? Perché l'acqua a contatto con il fondo della pentola si scalda prima, ovviamente prima, diventa più meno densa, sale e si produce un moto convettivo. In questo caso la condizione del calore avviene per spostamento di materia, diversamente dal caso della conduzione, dove non c'è spostamento di materia. D'accordo? Poi non so se c'è la foto sul libro, ci sono anche a seconda della possibilità di avere del liquido e di scaldare il liquido in modo tale che sul fondo la temperatura sia sufficientemente maggiore di quella che c'è sopra, cioè se c'è un dislivello termico sufficiente, il moto convettivo assume delle forme geometriche abbastanza particolari, cioè diciamo celle convettive. Assume una forma ordinata. Lo stesso avviene, come l'avete fatto anche in scienze, tipo parliamo dei moti. Questi moti avvengono entro strutture geometriche abbastanza ben definite, sono celle convettive. Sì, visto in pianta sono come degli alveari, delle celle esagonali che si incastrano con l'altra. Nello stesso modo succede, ripeto, forse l'avete fatto in scienze, le stelle hanno un nucleo molto caldo che è quello dove si produce energia per fusione nucleare. Poi c'è una zona radiativa che vedremo tra un attimo e poi una zona convettiva dove qui il calore viene trasmesso con appunto moti convettivi, cioè la superficie solare è anche quella fatta su delle celle dovute alla convezione. Ultimo meccanismo di produzione di trasmissione del calore è quello che consente per esempio la vita sulla Terra, che altrimenti sarebbe impossibile. Se prendiamo il Sole, qui c'è la Terra, pianeta azzurro, qui non potrebbe arrivare, la Terra non potrebbe acquisire o assorbire calore dal Sole né come conduzione perché non c'è contatto né come convezione perché non c'è materia tra Sole e Terra per la stessa ragione.
La Terra assorbe, acquisisce energia a valore del Sole per irraggiamento. Cioè c'è la radiazione elettromagnetica che trasporta energia, e quindi calore, dal Sole alla Terra, e questo si trasmette, si propaga, anche in assenza di mezzi percorso. Quando, non so se avete mai visto quelle, le stufe elettriche a resistenza che diventano rossicce, no? Io metto le mani da una certa distanza, ovviamente mica le metto sopra, davanti alla stufa, sento le mani che si scaldano, okay? E il meccanismo con cui acquisisco quel tipo di calore, come anche se le metto davanti al caminetto, è l'irraggiamento. Ci sono anche gli altri due meccanismi, ma principalmente il corpo caldo emette radiazione infrarossa che viene assorbita dalle mani. Anche se dipende da quel caso, funzionano anche gli altri due, anche se in maniera minore. E è l'unico modo nel quale il Sole può scaldare la Terra, altrimenti non sarebbe possibile. Era tutto quello che gli sta attorno. Il calore e l'energia vengono trasportati tramite la radiazione solare. La quale viene acquisita e in parte, ma se non fosse così, riemessa. Il rapporto tra l'energia emessa e quella assorbita è senz'altro più piccolo di 1, perché l'energia, la differenza è quella che serve per far funzionare il sistema Terra. Però questo rapporto è sensibile, per esempio, al tipo di superficie, quindi nel nostro caso all'atmosfera, ed è una delle alterazioni di questo rapporto quello che si chiama effetto serra. Perché si chiama effetto serra? Beh, andate, scusate, supponete di avere la serra vera e propria, non avete mai visto una serra, è fatta di materiale plastico o nylon o vetro, il quale cosa succede? Quando la serra è esposta al sole, la radiazione elettromagnetica che entra ha determinate caratteristiche, frequenza, lunghezza d'onda, che dir si voglia, okay? Viene assorbita da quanto sta dentro la serra, tipicamente piante, i quali poi la riemettono, ma con caratteristiche diverse, con lunghezza d'onda maggiore, mettono nell'infrarosso, e questa radiazione viene riflessa dalle pareti della serra e non esce. Quindi globalmente il rapporto tra, se non ci fosse la serra, l'energia che acquisisce quanto sta sotto la serra, le piante per dire, ecco, e quelle che riemettono, manterrebbe la temperatura dell'ambiente a un certo livello. Mettendo la serra si impedisce che l'energia se ne vada, cioè il calore venga disperso, e questo fa salire la temperatura della serra e crea ambienti tropicali, basta controllare l'umidità, regolare l'ambiente, la temperatura dell'ambiente, semplicemente controllando il flusso di energia verso l'esterno, quindi dipende dal tipo di superficie. I famosi gas serra, cioè quelli che contribuiscono all'effetto serra,
fanno sì che questo effetto, cioè il trattenimento della temperatura, sia maggiore, perché la scottura dell'anidride carbonica dispersa nell'atmosfera ha questo effetto, funziona come se fosse un deserto. Quindi impedisce lo, tra virgolette, smaltimento dell'energia riemessa da terra, giusto, alza la temperatura media. Okay. La quantità di energia, di calore, nell'unità di tempo emessa per effetto della radiazione è proporzionale alla temperatura alla quarta potenza. Alla superficie del corpo che emette, a un, non so come mai libro, un coefficiente che dipende dal materiale e all'efficienza, cioè al tipo, alla costruzione della superficie stessa, questo potremmo includere in un unico coefficiente. Si chiama legge di Stefan Boltzmann. Boltzmann è lo stesso della costante di Boltzmann. Attenzione, se uno applica questa relazione, ad esempio, a un corpo stellare, a una stella, quindi integra l'energia emessa sulla superficie che emette, trova quello che si chiama luminosità dell'oggetto, cioè quanta luce viene emessa in tutte le direzioni in ogni istante di tempo. E questa è proporzionale, proprio per questo motivo, al raggio, al quadrato dell'oggetto per la temperatura alla quarta potenza. D'accordo? Quindi, per questo motivo, stelle molto luminose sono anche molto calde. E la dipendenza della luminosità della temperatura è molto più forte da conti alla quarta. Una temperatura del sole è circa 5.600-6.000 gradi superficiale, che sono stelle che hanno una temperatura superficiale di 30.000 gradi, con conseguenti rapporti tra di loro. Ok? Riguarda i processi di conduzione, cioè di trasmissione del calore. Due parole, scusate, l'altra volta quando abbiamo trovato la relazione che dà l'equazione della temperatura di equilibrio, quella relazione che poi ho scritto anche all'inizio di fare, ecco, questa è condizionata al fatto che dà come risultato il fatto che T1 è minore di T equilibrio è minore di T2, se T2 è maggiore di T1. Tutto l'equilibrio è da qualche parte in mezzo a T2 e T1. Determinare la temperatura di equilibrio è vincolato
in questo modo, è corretto se non ci sono passaggi di stato. Perché? Perché nel corso del passaggio di stato, per esempio prendiamo del ghiaccio che fonde sotto l'azione di una somministrazione di calore, mettiamo sulla pentola un fuoco, si scioglie. Nel tempo, si misura la temperatura del ghiaccio, questa sale, ma durante il passaggio di stato rimane costante. Quindi in quel caso lì l'oggetto assorbe calore ma non cambia di temperatura. Quindi la relazione della calorimetria Q uguale Cm delta T non regge, che ho un delta T uguale a zero con un Q di delta zero. Nei passaggi di stato questo è falso. Durante il passaggio di stato all'oggetto, al ghiaccio in fusione, per stiamo sempre nel tempo del ghiaccio, viene fornito calore, il ghiaccio assorbe calore senza cadere di temperatura. E il calore necessario a fondere il ghiaccio è dato da una quantità, che adesso non mi ricordo il libro come indica, una, questa, sono tutti là. Piccolo per la massa del ghiaccio. Questo viene chiamato calore latente di fusione ed è la quantità di calore necessaria a fondere l'unità di massa del ghiaccio. Quindi si misura in calorie o joule su chilogrammo. Il ghiaccio la sua, il ferro la sua, il diverso tante hanno, ognuno dipende da tutti i sostanzi. E il calore necessario a fondere o a fare un passaggio di stato, quale dei due non importa, saranno due valori diversi, per unità di massa. Quindi se ho 2 kg di ghiaccio, per fondere mi serve il doppio di quello che mi serve per fondere un kg. E via dicendo. Anche lì i valori si serve sono calcolati. Ma il più dovete imparare la morte. E quindi se devo tener conto della temperatura di equilibrio, cioè quando metto il cubetto di ghiaccio nell'acqua d'estate, se 2 è il ghiaccio, ok, e 1 è l'acqua, in questa equazione devo anche includere il calore necessario a fondere il ghiaccio. C'è un terzo termine legato al passaggio di stato. Come avvengono i passaggi di stato? Ripeto due parole. Beh, possiamo interpretare dal punto di vista microscopico, perché da solido al liquido, fatemi disegnare molto grossolanamente il reticolo cristallino di un solido, piazziamo gli atomi nei nodi del reticolo. Il solido ha la struttura che ha in virtù delle forze interatomiche. Ci sono forze molto intense che mantengono gli atomi nella loro posizione e questo conferisce alla struttura un aspetto regolare. A una data temperatura T, sicuramente maggiore di zero in termini di gradi Kelvin, ognuno di questi puntolini compie moti oscillatori
tutte le direzioni attorno alla forza di equilibrio. Ok? L'ampiezza dei moti però non gli permette di abbandonare la posizione di equilibrio, cioè oscillano comunque attorno alla posizione di equilibrio, quella data temperatura. Se la temperatura sale oltre un certo livello, i moti assumono ampiezze tali per cui la struttura regolare si disgrega. L'energia termica acquisita, quindi l'energia interna acquisita, è tale che può superare l'effetto dovuto alle forze interazioni e quindi la struttura regolare viene persa. Gli atomi acquisiscono abbastanza energia per spostarsi all'interno del volume occupato adesso dal liquido. E mentre viene somministrata questa forma di energia, questo calore appunto, l'energia in eccesso, cioè quella che viene fornita al solido, viene spesa non tanto per aumentare la temperatura, ma per disgregare, per rompere i legami interatomici. Per questo motivo la temperatura durante il passaggio di stato non cambia. Quindi sta il processo di fusione finché non è completato, l'energia fornita viene spesa per rompere la struttura interna. Cosa che invece è il contrario, se la temperatura viene abbassata, l'energia viene sottratta e durante il passaggio di stato inverso, durante la solidificazione, la sostanza da liquida diventa solida e quindi l'energia tolta contribuisce a far sì che gli atomi rimangano bloccati in posizioni particolari legate al tipo di forze che vengono a installarsi tra un atomo e i suoi vicini. Quindi si ricrea, si ritorna e si ricostruisce la struttura regolare del solido. Cioè un metallo. Se poi la temperatura aumenta ulteriormente, anche le forze interatomiche tra il liquido, che sono molto più deboli, vengono superate, vengono disgregate. E le particelle di gas, in questo modo, di vapore, di gravità, sono talmente poco legate l'una all'altra che si ignora. In condizioni di temperature di elevate di densità abbastanza basse. E abbiamo già visto che in quel caso il gas o la sostanza si comporta come fosse formato da palini che si muovono indipendentemente gli uni dagli altri, nel caso del gas ideale. Tutto chiaro? Ad ognuno di questi passaggi, solido liquido, liquido uniforme e viceversa, sono associati dei calori latenti di passaggio di stato, fusione o ebollizione che sia, specifici della sostanza in questione. Ognuno ha il suo calore latente, che dipende dalla sostanza e dal passaggio di stato. Non hanno gli stessi valori. L'energia necessaria per far fondere un chilogrammo di ghiaccio non è la stessa che serve a far bollire un chilogrammo di acqua. L'acqua
Pensate che sono il liquido, il calore latente di fusione vale. (10^3 joule su chilogrammo, mentre per esempio per la vaporizzazione sempre per l'acqua abbiamo 2253 per 10^3 joule su chilogrammo, quindi 2.253 in 10^6 joule su chilogrammo, questo è 0.34 10^5 joule su chilogrammo. Domanda. Il passaggio da, per esempio, liquido ad aeriforme, vaporizzazione, avviene solo quando la temperatura raggiunge per l'acqua 100 gradi? No. No, per quale ragione? Dipende dalla temperatura, l'evento di stato dipende dalla pressione, d'accordo. Però in realtà a qualunque temperatura ci sono anche a temperatura ambiente 20 gradi, 10 gradi, dipende da cosa sei, ci sono alcune particelle di acqua che passano nella fase aeriforme e viceversa. Per quale ragione? Quello che si chiama evaporazione. Se io lascio un bicchiere di acqua aperto, dopo un po' l'acqua non la trovo più. Questo è più rapido d'estate, più lento d'inverno, ma avviene. Per quale ragione? Perché questo non avverrebbe se a quella temperatura l'energia cinetica di ogni singola molecola d'acqua fosse la stessa. Ma non è così. Abbiamo già visto che c'è una certa distribuzione per i gas, quella di massa, e per i liquidi e il nitrogeno. Okay? E quindi la massa di acqua contiene molecole d'acqua con energia cinetica, quindi velocità, anche molto maggiore di quella media. Queste, le molecole d'acqua nella fase liquida abbastanza veloci, abbastanza energetiche, hanno energia sufficiente a passare nella fase aeriforme, perché riescono a vincere, non sono legate alla trazione interatomica delle altre molecole, hanno energia sufficiente a scappare, ma queste passano da quella liquida a quella aeriforme, e viceversa il gas, l'aria, ha vapore acqueo, alcune particelle di vapore acqueo, cioè di acqua nella fase di vapore, hanno energia più bassa della media e queste possono essere catturate e rientrare nella fase liquida. Perché questo processo porta sì che l'acqua via via, diciamo in estate per esempio metto il bicchiere sul tavolo e questo dopo un po' non trovo più l'acqua dentro, specialmente se c'è molto caldo. Perché le particelle di liquido che se ne vanno sono quelle di energia maggiore. Quindi se io in una popolazione di particelle porto via quelle più veloci,
la velocità media di quelle che rimangono è più bassa. Okay. E quindi la temperatura si abbassa, la media si abbassa, la differenza tra la temperatura della sostanza, del liquido, in questo caso dell'ambiente, fa sì che, come abbiamo visto prima, il processo di trasmissione del calore è più rapido, più veloce, perché questo innesca un processo per cui prima o dopo tutte le molecole vanno a finire nella massa. Se invece il mio bicchiere fosse chiuso, supponete che io lo chiuda con un tappo a tenuta o quale che sia, allora questo processo arriva fino a un certo livello. D'accordo? Fino a che il vapore, si dice vapore saturo, quando la quantità di molecole di liquido che passa dal liquido ad aeriforme e il processo inverso hanno la stessa frequenza, cioè tante molecole vanno dal liquido ad aeriforme quanto da aeriforme a liquido. In questo caso si parla di vapore saturo. Anche quello dipende dalla pressione. Okay. Per oggi basta così, grazie.